all'abusivismo e all'evasione, la Guardia di Finanza passa al setaccio negozi di Trapani, riscontrate 70 violazioni per la mancata emissione dello scontrino fiscale. VIP in tribunale, Alvia Marsala al processo per estorsioni a luci rosse, il procedimento scaturisce dalle confessioni dell'ex pornostar Lea Di Leo. Le primarie accendono il confronto, centrosinistra in fermento in vista della consultazione interna del 25 novembre. Ricordate le vittime di mafia, cerimonia del Rotary questa mattina a Trapani. Si gioca ancora, il Trapani Calcio partirà questo pomeriggio in direzione Benevento, domani alle 14.30 c'è infatti la Coppa Italia. E benvenuti a tutti a questa prima edizione, dopo i titoli ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Scuderi rispose a Trapani. Nuova apertura a Trapani, il mondo senza glutine. Trovi le migliori marche di prodotti per celiaci, intolleranti al lattosio e diabetici e soprattutto tanti prodotti freschi e surgelati. Il mondo senza glutine è convenzionato con il servizio sanitario. Spendendo 25 euro ricevi un buono acquisto del valore di 10 euro. L'offerta è valida anche per i buoni ASP. Il mondo senza glutine si trova in via Palermo 32, telefono 0923 36 34 57. Problemi con il tuo computer? Vorresti usare meglio il tuo computer? Explorer interviene a domicilio. Assistenza tecnica, riparazione, mini corsi di informatica. Explorer, corso Piersanti Mattarella, Trapani. La Guardia di Finanza di Trapani dichiara guerra al dilagante fenomeno dell'abusivismo commerciale, predisponendo un vasto piano di controllo economico del territorio. Vediamo il servizio. I risultati sono già arrivati. 131 negozi controllati, 70 violazioni riscontrate per mancata emissione di documenti fiscali. Lo scontrino è particolare ed ancora 15 lavoratori in nero individuati, merce per oltre 500 kg sequestrata. Il bilancio dell'azione di monitoraggio che si è svolta nell'arco di 5 giorni, cioè dal 31 ottobre al giorno 4 novembre. Le fiamme gialle hanno messo in campo anche finanzieri in abiti civili che hanno passato al setaccio i negozi del capoluogo. Riscontrate anche due violazioni amministrative per mancata corresponsione del canone RAI. Il piano, sottolineano al comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, ha avuto come obiettivo non solo quello di tutelare dalla concorrenza sleale gli operatori commerciali che operano nel rispetto delle regole, ma anche di evitare che gli esercenti che rispettano gli obblighi di emissione dei documenti fiscali finiscano con il risultare indebitamente svantaggiati rispetto ai loro concorrenti che violano le norme tributarie. In particolare, specificano i militari delle Fiamme Gialle, in occasione del controllo economico del territorio trapanese si è tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute al 117, il servizio di pubblica utilità della Guardia di Finanza, che nei primi 10 mesi del 2012 ha registrato un incremento delle segnalazioni pari all'86% rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Passerella VIP oggi al Tribunale di Marsala per la prima udienza sulle confessioni dell'ex pornostar Lea Di Leo, che avrebbe dovuto riportare in un libro che aveva però deciso di non pubblicare a causa delle pressioni subite. Vediamo il servizio. Gli attori Branciamore, Marco dei Cesaroni, e Roberto Farnesi, il regista TV John Squarcia, il cantante Gianluca Grignani, i giornalisti Amedeo Goria e Giulio Golia delle Iene, il rugbista Dallas Dennis, i giocatori Borriello, Coco, Galante, Iaquinta, Inzaghi, Tarducci e Zanella, l'addetto stampa della Juve Casassa e anche il senatore del FLI, ex viceministro dei governi 2 e 3 Berlusconi, Mario Baldassarri. Sono questi alcuni dei 30 nomi dei testi che saranno ascoltati nel corso del processo ai responsabili della casa editrice marsalese Imart Edizioni, che avrebbe dovuto pubblicare il libro Scandalo dell'ex pornostar trevigiana. L'editore
Giuseppe Aleci, di 35 anni, all'insaputa dell'autrice, avrebbe ricattato alcuni dei personaggi citati chiedendo somme dai 10 ai 40 mila euro per depennare dal volume i loro nomi e gli imbarazzanti particolari dei rapporti sessuali. La procura di Marsala, ipotizzando il reato di tentata estorsione, ha notificato l'avviso conclusione indagini sia ad Aleci che a Gaspare Richicchi, 27 anni, di Bagheria, direttore editoriale. L'indagine, condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza e coordinata dal procuratore di Pisa e dal sostituto Brandini, fu avviata dopo un servizio mandato in onda lo scorso 16 marzo dal programma televisivo di Italia 1, Le Iene. E passiamo ora alla politica. Franco Battiato sarà assessore alla cultura della nuova giunta regionale. Lo ha annunciato ufficialmente il neo governatore eletto Rosario Crocetta durante una conferenza stampa in corso a Catania. Franco Battiato ha accettato l'incarico di assessore alla cultura dopo aver avuto la garanzia del presidente eletto Crocetta di poter avere la libertà di organizzare eventi che mettano in contatto la Sicilia con il resto del mondo e di rinunciare allo stipendio di componente della giunta regionale. Baldo Gucciardi invece si è dimesso da segretario provinciale del PD. La decisione è stata presa per permettere un avvicendamento alla guida del partito con il gruppo dirigente che si è formato in questi anni. Gucciardi venne eletto ai vertici del PD trapanese nelle primarie del 2007. Serenamente, si legge nella nota a firma del deputato, è arrivato il momento di aprire una fase diversa del partito, affidando le responsabilità della guida a quanti in questi anni sono cresciuti e si sono formati in un'esperienza politica unica straordinaria, quale certamente è stata la lunga ed esaltante fase costituente del nostro partito. E c'è un forte fermento proprio nel centro-sinistra per le primarie del prossimo 25 novembre per l'individuazione del candidato premier. Vediamo il servizio. Oggi ad Erice è stato costituito il comitato Erice per Bersani. Il gruppo, promosso dal vice sindaco Daniele Toscano, punta a sostenere la candidatura del segretario del PD a premier. Hanno già aderito al comitato diversi esponenti del partito, tra cui il segretario comunale La Porta e i consiglieri comunali Valeria Ceravino, Salvatore Cusenza e Diego Sugamele. Il comitato è organizzato per lunedì 12 novembre alle 17 presso i locali della Federazione Provinciale del PD di Via Pantelleria, una prima riunione operativa aperta al pubblico. Salgano dunque a due i comitati nati nel territorio vicino in vista delle primarie. La scorsa settimana è stato lanciato il gruppo dei rottamatori che sostengono la candidatura di Matteo Renzi. Il comitato ad Erice è guidato dal consigliere del PD Gian Rosario Simonte e vede diverse adesioni tra il movimento Erice che vogliamo, ad iniziare dal sindaco Tranchida. Tra l'altro, stasera nel comitato di Via Corridoni si terrà una riunione per definire il da farsi. Insomma, c'è davvero forte fermento per le primarie del 25 novembre. Schierati con Bersani ci sono anche i socialisti del PSI di Nino Oddo, il commissario del partito per la città di Trapani, Salvatore Bevilacqua, e il responsabile organizzatore Calogero Russo, hanno preso parte all'insediamento del comitato nel capoluogo. A Valderice, domenica, durante l'iniziativa promossa dalla Marano al Molino Excelsior, i responsabili locali del PSI Salvatore D'Angelo e Nino Grasso sono entrati a far parte del comitato locale Pro Bersani. Dal fronte Nichi Vendola, domani sera alle 21 nei locali del comitato di Via Vespri si riunirà il gruppo che ha deciso di sostenere la corsa elettorale del leader di SEL. Si può aderire al gruppo anche attraverso Facebook, dove è stato attivato il gruppo Comitato Provinciale Nichi Vendola Trapani. Tra l'altro, nella pagina del social network saranno pubblicizzate le varie iniziative che il comitato intraprenderà nei prossimi giorni. A Mazara invece nasce un nuovo soggetto politico, si chiama Partito Città, e nel progetto del suo ideatore, il sindaco Cristaldi, vede per il centro abitato il ruolo di laboratorio civile. Vediamo. Dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi, seguite all'approvazione da parte del Consiglio della delibera con la quale l'Assemblea ha proceduto alla determinazione delle nuove aliquote IMU, in misura non soddisfacente rispetto a quella prevista e richiesta dalla Giunta, nonché alle dimissioni di alcuni suoi assessori, quali Giuseppe Siragusa, Bilancio e Finanze, e Riccardo La Rosa, Politiche Sociali, il sindaco Cristaldi non se n'è stato con le mani in mano e ha prontamente reagito. Con l'obiettivo di tenere saldamente lui il pallino del gioco che stava forse per sfuggirgli di mano, il primo cittadino ha cercato oggi di imprimere una svolta all'attività della sua amministrazione, ma di determinare nel contempo nuove situazioni politiche che potessero assicurargli il proseguimento del mandato.
Da qui l'immediato azzeramento del precedente esecutivo con la conseguente formazione del nuovo che a suo dire nasce prendendo atto delle superate logiche spartitorie cui i tradizionali partiti erano assuefatti da una nuova visione transpartitica fuori da ogni logica di appartenenza. In quest'ottica Cristaldi ha chiamato a fare parte della sua giunta soltanto tre dei suoi vecchi assessori, Pietro Ingargiola, Antonino Zizzo e Giovan Battista Quinci, cui si affiancheranno i nuovi Francesca Ferro, Vito Bilardello e Duilio Pecorella. Oggi, preso atto della crisi che coinvolge i partiti, sempre più staccati dalla realtà cittadina e dalla gente, ha dichiarato il primo cittadino, nasce a Mazara un partito città, cioè un insieme di persone di intelligenza disposte a superare le proprie tradizionali posizioni ideologiche per dar vita ad una nuova entità che riscopra l'anima della vera politica e faccia riscoprire un terreno di valori e principi basati su onestà e trasparenza che metta da parte la logica del ricatto e del condizionamento. Boutique Donna, via Calatafimi 3, telefono 0923 54 23 29. Boutique Uomo, via Gian Battista Fardella 131, telefono 0923 54 97 01. Carmelo Ferrito, veste gli sposi di oggi. Da 10 anni presente in Sicilia, con 20 punti di raccolta. Banco Metalli Italiano, il tuo compro oro di fiducia. In via Palermo 100 e in via Cesarò 57B. È l'ora di riutilizzare. Porta i tuoi oggetti al Mercatino, il franchising numero uno in Italia, dove puoi vendere e comprare di tutto. Ti offriamo l'opportunità di guadagnare. Mercatino Franchising. Via Marconi 535, viale della provincia, zona carcere. Vendi e guadagni. Tradizione casearia da 20 anni sulle vostre tavole. Caseificio Ingardia. È stato rinviato di una settimana il processo che si doveva svolgere domattina presso il Tribunale di Bengasi nei confronti degli equipaggi dei due pescherecci mazzaresi Daniela M e Giulia PG sequestrati lo scorso 7 ottobre a circa 40 miglia dalle coste libiche. Il rinvio del processo è causato dallo sciopero degli avvocati del Folo della Capitale. Nel frattempo è in visita a Tripoli il ministro degli affari esteri Giulio Terzi di Sant'Agata, il quale ha incontrato il neo premier libico Ali Zeidan. All'incontro ha partecipato anche il presidente del distretto Tumbiolo. Andiamo avanti con le altre notizie. Alla presenza del sindaco di Marsala Giulia Adamo è stato firmato al Palazzo Municipale il verbale di consegna dei lavori per effettuare la manutenzione straordinaria dell'impianto calcistico di Contrada Strasatti. Presenti alla consegna dei lavori il presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano, il vice sindaco Antonio Vinci, l'onorevole Curto e Benny Musillami assessori e il presidente della Commissione Sport Antonio Putaggio. E restiamo sempre su Marsala, il coordinamento provinciale di Libera e l'amministrazione comunale tornano a ricordare il sindacalista di Federterre Vito Pipitone, ucciso l'8 novembre del 1947. Alle 10.30 domani è previsto un concentramento in via Buemorte, da dove partirà un corteo che giungerà sino alla stela in memoria di Vito Pipitone. A partire dalle 17.30 a San Pietro invece si terrà la proiezione del film Placido Rizzotto di Pasquale Scimeca, seguirà poi un momento di confronto e di dibattito. E sempre per quanto riguarda Marsala, la città si prepara ad accogliere tour operator provenienti da Norvegia, Svezia e Danimarca, ma anche Russia e Lettonia. In totale sono 15, arriveranno venerdì per partecipare all'Educ Tour del territorio organizzato dal dottor Samu. Si tratta della prima importante iniziativa dell'amministrazione Adamo, che è avviato nell'ambito del progetto Marsala Cuore del Mediterraneo, volto al rilancio turistico della città attraverso la creazione di una destination management organizzata. E questa mattina il Rotary Club Trapani Birgimozzi ha deposto una corona d'alloro davanti il monumento realizzato dal Club Service nel 2005 per ricordare le vittime della mafia al servizio. La cerimonia si è tenuta nell'aiuola compresa tra il lungomare Dante Alighieri e la via Nino Bixio.
Presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine e i sindaci di Trapani di Erice, Vito Damiano e Giacomo Tranchida, oltre che diversi alunni delle scuole del territorio. Con l'iniziativa il Rotary International Club di Trapani Birgimozia ha voluto ricordare le vittime della mafia, come evidenziato dalla presidente Giusy Miceli. Il messaggio che abbiamo voluto dare è quello, diciamo, dell'impegno per la legalità e per la sicurezza. Praticamente tante istituzioni qua, diciamo, nel nostro territorio combattono ogni giorno, diciamo, per la criminalità, come un po' in tutta Italia. Noi non vogliamo dimenticare coloro che hanno dato la loro vita per difendere la legalità, per difendere la nostra sicurezza, e oggi l'abbiamo voluto ricordare. Non è un anniversario, diciamo, particolare, non ricorre oggi una data particolare, ma questo bisognerebbe farlo sempre, ecco, quindi l'abbiamo voluto ribattezzare oggi come un giorno speciale. Praticamente ogni anno, da quando abbiamo messo questo monumento nel 2005, una scuola che ha adottato il monumento ci accompagna in questa giornata. Aggiudicata la gara per la realizzazione del nuovo commissariato di polizia di Mazzara in un immobile confiscato alla mafia, il progetto è stato interamente finanziato dal PON Sicurezza per un importo di oltre 2 milioni di euro. E per quanto riguarda la sanità, c'è una nuova tecnica chirurgica per la cura dell'artrosi all'anca presso l'ospedale di Castelvetrano, che consentirà ai pazienti operati di deambulare il giorno dopo l'intervento. Si tratta di un'operazione mini-invasiva messa a punto in collaborazione con l'unità operativa di ortopedia dell'ospedale di Bassano del Grappa. E il reparto di radiologia dell'ospedale Sant'Antonio di Trapani ha riattivato invece la diagnostica mammografica il giovedì dalle 15 alle 18. Inoltre, rivolgendosi al centro prenotazioni, sarà possibile effettuare l'esame anche per pazienti esterni. Andiamo avanti ora con i nostri servizi. Erice continua a suscitare interesse da parte di importanti emittenti di altri paesi. Nel borgo medievale è la volta di una troupe del Giappone. Vediamo il servizio. Nei mesi scorsi Erice è stato il set di diversi documentari e spot pubblicitari, tra i quali quello di Dolce Gabbana con Letizia Castà, trasmesso proprio in queste settimane. L'immagine della vetta si prepara adesso a sbarcare nel Sollevante. Una delle maggiori emittenti televisive giapponesi, la Asahi TV, con una media di 40 milioni di spettatori al giorno, dopo un sopralluogo fatto nella cittadella medievale, ha deciso di dedicare una puntata di un noto programma televisivo. Per l'Italia sono previste 4 puntate ad Erice, rientra tra le località scelte dalla produzione. Le riprese inizieranno venerdì 9 novembre ed interesseranno il centro storico, il castello di Venere, le torri e il giardino del Balio, Torretta Pepoli e la Matrice. Prevista anche una carrellata dalla funivia. L'interesse della TV giapponese conferma il forte appeal di Erice, come rimarcato dal sindaco Tranchida. Credo che l'interesse di emittenti televisivi nazionali, non solo europee, adesso asiatiche, siano un'occasione da cogliere al volo per noi. Vuol dire che nel mercato turistico globale, mondiale, c'è un'attenzione per i siti culturali. Erice, il nostro territorio, tranne l'eccezione di San Vito Lo Capo, difficilmente può competere per quanto riguarda il turismo balneare con i paesi del Nord Africa, parliamoci chiaro, con le isole che nel mondo offrono spiagge per davvero uniche ed eccezionali, però può competere sicuramente per quanto riguarda i siti culturali. Erice ne è una testimonianza, così come la Sicilia è perla nel Mediterraneo, e fa sperare il fatto che, per esempio, non ultima, questa televisione nazionale giapponese verrà ad Erice fra 3-4 siti che sono di interesse culturale per il popolo giapponese in Italia, e non a caso sceglie Erice. Questo è buono perché sostanzialmente desta anche una speranza per il futuro, che il turismo culturale, la visita ai luoghi, ai siti monumentali, ritorna ad essere d'attualità, e dunque non solamente il turismo, che già, come dire, è oro per le nostre economie, che è quello balneare. 101 medici saranno selezionati dallo sportello Eures di Trapani per contratti di lavoro nel Regno Unito. La preselezione avverrà online. Vediamo. 10 cardiologi, 10 specialisti in medicina d'urgenza, 15 psichiatri, 6 ematologi, 5 geriatri, 10 dermatologi, 10 anestesisti, 10 pediatri, 10 neurologi, 5 oncologi, 10 radiologi. Sono queste le figure sanitarie richieste per operare in strutture ospedaliere del Regno Unito, indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese.
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare alle selezioni potranno inviare un curriculum europeo modello Europass in lingua inglese al servizio EURES di Trapani via email mbarraco@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni contattare il consigliere Europass Maurizio Barraco presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani. Conferenza stampa domani per la presentazione a Catania per la presentazione di Made in Fest, il festival dedicato alla valorizzazione e alla promozione della musica e dei sapori del Mediterraneo. Alla conferenza prenderanno parte fra gli altri il sindaco della città etnea Raffaele Stancanelli e il primo cittadino di San Vito Matteo Rizzo. L'evento è organizzato dalla Feedback, l'agenzia di comunicazione che organizza il Couscous Fest, la kermesse gastronomica che qui troverà spazio con il laboratorio Couscous Fest in tour. A Catania direttamente da San Vito Lo Capo arriveranno gli chef più rappresentativi della manifestazione sanvitese. E hanno suonato per un pubblico non usuale all'interno della casa circondariale di San Giuliano i Canora, gruppo musicale trapanese che ha arricchito da questa esperienza. Vediamo. Un'esperienza un po' inusuale quella che avete vissuto in questi giorni, con un concerto all'interno delle carceri di San Giuliano, un centinaio fra detenute e gente di custodia, gente che ha bisogno anche del supporto musicale per far sì che la vita sia ogni giorno meno dura dentro un carcere. Guarda, è stata un'esperienza fantastica. Intanto quando i ragazzi, io lo voglio chiamare i ragazzi, sono entrati, ordinatamente sono sistemati, all'inizio erano un po' sul titubante ancora, non poi piano piano, anche grazie al comandante che li ha spronati ad essere più liberi di esprimersi, sono veramente manifestati in grandi slanci di affetto nei nostri confronti. Ha finito ogni brano, dopo un'ora e mezza ho avuto l'impressione che in quell'ora e mezza non fossero dentro ma fossero liberi di esprimere la loro gioia, ecco. E vediamo ora gli appuntamenti in onda su Telesud. Alle 15.15 trasmetteremo la replica di Seconda Repubblica. Rocco Giacomazzi intervista il sindaco di Trapani, Vito Damiano. Alle 20.30 con replica alle 24 a mezzanotte, quindi trasmetteremo l'incontro di basket Pallacanestro Trapani Bisceglie. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon proseguimento. Neanche il tempo di riposarsi, che è già ora di tornare in campo. Domani pomeriggio, infatti, alle 14.30 il Trapani Calcio affronterà la trasferta di Benevento, che apre la serie di partite del mini girone di Coppa Italia, in cui figura anche il Latina. Mister Boscaglia darà spazio alle cosiddette seconde linee, in modo tale da far rifiatare chi domenica scorsa ha corso tanto. La testimonianza è il fatto che gli ultimi allenamenti sono stati incentrati su un lavoro differenziato tra chi ha giocato e chi non è sceso invece in campo. Quanti biglietti a Trapani? Sarà possibile acquistare il biglietto presso Poste Shop Trapani Centro di Piazza Vittorio Veneto 1 oppure online tramite il circuito Ticket One al prezzo di 2 euro escluso prevendita. Di sicuro c'è ottimismo attorno all'ambiente Granata, che oggi ha un basso in più. Andiamo a sentirlo. Ci abbiamo messo un po' a fare il secondo, però viste le circostanze, il campo, una serie di fattori, ci serviva la vittoria. Venivamo da un periodo che giocavamo da bene e non piacevamo. Ci abbiamo messo un po' più tempo a chiuderla, però poi penso che è andata bene, i 3 punti li abbiamo ottenuti, siamo molto felici. Noi lo sappiamo, a volte ci dispiace sentire magari intorno, magari avremo bisogno a volte di incitamento, perché a volte gli errori non sono dettati sempre da noi, nel senso, a volte anche determinate circostanze ci portano all'errore, però fa parte del gioco. E ripeto, l'importante era ottenere 3 punti, siamo riusciti.
Calcio femminile sconfitta in trasferta per la Forese Calcio Femminile contro Aquile Palermo, squadra che lo scorso anno militava in Serie A2. Le ragazze del tecnico Peppe De Caro sono state battute con risultato di 3-1. Gol della bandiera ad opera di Erika Marino. Palestra Gym Fit compie 10 anni e ti manda in vacanza gratis. Presenta un socio e ricevi subito un soggiorno di una settimana per due persone. Palestra Gym Fit, via Virgilio, Trapani. Basket riprende oggi il lavoro della prima squadra di Trapani che domenica prossima affronterà Rieti nella sua terza trasferta stagionale. Trapani avrà bisogno più che mai del suo Giannis che nell'ultima gara contro Bisceglie ha realizzato 20 punti e 9 rimbalzi. Lo abbiamo intervistato. Gran bella partita, finalmente un atteggiamento che per 40 minuti è stato sicuramente importante, che ha fatto la differenza. Sì, volevamo questa vittoria, veniamo da due settimane un po' difficili perché stiamo allenando in pochi, abbiamo parecchi infortunati, oggi molti giocatori hanno giocato stringendo i denti perché avevano male, quindi insomma per noi è una partita molto importante, l'abbiamo vinta sicuramente nel cuore. Senti, è cambiato sicuramente qualcosa, stasera per 40 minuti vi ho visto giocare con tanta grinta, tanta voglia, non avete perso mai la testa, ci avete messo testa, cuore, Bisceglie ha fatto sicuramente una gran bella partita, state crescendo, non c'è niente da fare. Sì, dobbiamo crescere perché il nostro obiettivo è arrivare pronti verso la fine, quindi insomma è naturale che cresciamo col passare del tempo e più ci conosciamo più miglioriamo, sicuramente oggi ci abbiamo messo la voglia più che magari la tecnica o altre cose perché alla fine per portare due punti a casa a volte non serve essere belli ma basta essere vincente insomma. La svolta per andare a vincere in trasferta, questo atteggiamento sicuramente aiuta. Sì, bisogna partire bene dall'inizio, abbiamo fatto oggi perché molte volte siamo partiti col gap iniziale poi recuperare è difficile contro tutti, quindi sicuramente partire bene può essere un buon viatico per vincere fuori casa. Una nota su Trapani, quanto stasera ha dato una mano il pubblico? Ah beh, quello ci aiuta sempre, quindi insomma per noi è il sesto uomo, insomma siamo felici di avere un pubblico genere che ci aiuta ogni partita. Pallavolo, la prima vittoria totale dopo tre sopraggiunte al tie break è sicuramente un segnale positivo per la Pallavolo Trapani. Vediamo come coach Aiuto ha commentato la prestazione dei singoli. Di chi segnaleresti la prestazione quest'oggi? A parte i giovani del vivaio che fate esordire. Marino ha fatto una buona prestazione, cioè tutti hanno fatto un'ottima prestazione, ma soprattutto io perdo un po' più di tempo su chi entra alla panchina perché penso che entrare subito in partita non è cosa facile e quindi merito a Filippo Lunetto, merito a Michele Gerardi che ogni volta entrano e sono sempre prontissimi e tutti hanno fatto una prestazione ineccepibile. E chiudiamo la pagina sportiva col soft air che per chi non lo sapesse è uno sport di squadra basato sulla simulazione di tattiche militari. Non c'è violenza perché le cartucce sono dei semplici pallini biodegradabili e a Trapani sta diventando un'attività molto diffusa che vanta diversi associati. La principale è la Stars Soft Air che vanta circa 50 componenti. Da qualche giorno gli appassionati di questo settore possono trovare tutte le novità e le attrezzature migliori, nonché consigli per come avviarsi a questa attività che ripetiamo è semplicemente un gioco, rivolgendosi ad Alessandro Floria, contattandolo al numero 0923 36 44 93 oppure recandosi in via Archi 162. Ricordiamo che la Stars Soft Air Shop è associata ad Armi Sport, che è la maggiore qualificata attività in Sicilia per la vendita e l'assistenza per coloro che praticano questo sport.